Intitolare l'Università del Salento a Giuseppe Codacci Pisanelli, la proposta rilanciata 3 anni dopo da Paolo Pagliaro, la prima risale al 2010 quando Bari tributava Aldo Moro dedicandogli l'università, trova grande adesione non solo negli ambienti accademici ma anche politici. Il Movimento Regione Salento, alla vigilia del centenario, ha voluto smuovere le coscienze e le istituzioni che non hanno previsto nessun evento per ricordare un illustremente cofondatore dell'Università di Lecce. E così per non ricadere nella trappola del Nemo Profeta in Patria, si è lanciata una petizione corredata da una pagina Facebook ad hoc per perorare la causa. Non dobbiamo dare nulla per scontato, dice oggi Biancaneve Codacci Pisanelli, figlia dell'onorevole. Se abbiamo l'università, l'Accademia delle Belle Arti e dei treni che, seppur in ritardo, arrivano comunque a Lecce, lo dobbiamo a chi ha lavorato per noi, al nostro passato che non deve cadere nel dimenticatoio. È chiaro che deve essere una scelta del territorio. Una cosa ci tengo a dire, molto spesso purtroppo alcune persone non conoscono l'iter della nascita di istituzioni che noi abbiamo. Lo ripeto sempre anche all'Accademia di Belle Arti, noi siamo abituati, i giovani che ci sono abituati all'idea Lecce c'è l'università. Ma probabilmente non viene conosciuta tanto la storia che c'è stata per poterlo ottenere. Noi non dobbiamo pensare, lo dico sempre, vabbè, a parte agli studenti, ma anche ai miei figli, spesso noi siamo abituati, lo dico anche per noi, a credere che sia tutto un atto dovuto, che sia normale avere l'università a Lecce, è normale avere l'accademia, è Sì, normale sì. avere il treno che, anche se un po' a volte in ritardo, arriva fino a Lecce. In realtà sono delle conquiste che abbiamo avuto grazie Assolutamente. ai nostri predecessori, Certo. non a una persona sola, ripeto, è sempre un gruppo di persone che sono riuscite a ottenere iniziative di questo genere. Fra i firmatari della petizione c'è il sindaco di Tricase, Antonio Coppola, il presidente della provincia di Lecce, Antonio Gabellone, è d'accordo con la proposta del Movimento Regione Salento, ma per dare maggiore vigore all'adesione, la proposta approderà in conferenza dei capigruppo per avere un sì unanime, annuncia Gabellone. Idea, una buona idea senz'altro. Tra l'altro valuterò l'opportunità di porre all'attenzione della conferenza dei capigruppo la proposta e quindi di ragionare su una personalità del nostro Salento che è una delle menti più lucide, più rappresentative. E quindi sicuramente si apre un confronto, si apre una discussione in maniera molto serena e credo che sia giusto che anche le istituzioni, così come ha fatto il sindaco di Tricase, i sindaci, la provincia, possano dare il loro apporto alla discussione e quindi esprimere un proprio pensiero. La proposta di intitolazione dell'Università del Salento a Codacci Pisanelli incassa il sì del senatore Giorgio De Giuseppe. Adriana Polibortone, presidente di Grande Sud, ricorda come a partire dalla nostra regione non venga debitamente ricordato Giuseppe Codacci Pisanelli, specialmente in un momento come questo, in cui andrebbero esaltati i valori di onestà, competenza, generosità verso i propri territori. Nel mondo accademico si registra non solo l'attivismo del professore Wojtek Bankiewicz, ma anche la convinta adesione del professore Ernesto Sticchi Damiani, presidente della Camera amministrativa di Lecce, Brindisi e Taranto. Assolutamente sì, l'attribuzione del Solo una nome questione di volontà. rientra nell'autonomia, nella tipica autonomia universitaria. Moltissime università hanno intitolazioni a persone o a simboli o a cos'altro, quindi mi pare che ci siano tutti i presupposti, non solo Benissimo. giuridici, ma direi i presupposti morali, culturali, Perfetto. storici, per ricordare persone di quel livello. Una persona che tra l'altro aveva anche un modo di far politica veramente straordinario. Uno, credo che nelle poche persone che in politica, a far politica, a candidarsi ci abbia sempre rimesso. Anche questo riconoscimento, secondo me, gli è dovuto. Aveva un senso del servizio e della missione che oggi è difficile rintracciare nei politici dei nostri giorni. Più cauto Raffaele De Giorgi, il preside della facoltà di giurisprudenza, preferisce esprimersi dopo aver portato la questione nel direttivo di facoltà. E c'è da giurare che la battaglia per l'intitolazione dell'Università del Salento a Giuseppe Codacci Pisanelli è solo all'inizio.